Tunisiani, ma che ci facciamo qua sopra? Porca miseria, abbiamo trovato una nuova mappa finalmente che possiamo giocare. E sta piovendo, ma che bravo, che simpatico. Iniziamo già con la pioggia, quella che dà fastidio a Dunis nei videogiochi, eh? A voi piace la pioggia? A me no. Allora, però, questa è finalmente una nuova mappa. L'ho trovata. Siete contenti? Questa volta non la distruggerò, si spera. Poi magari a fine episodio vedrete che la distruggo anche questa. Può essere, cioè nel senso io non escludo niente, nessuna possibilità, ok? Però stiamo attenti perché in questa nuova mappa ci potrebbe essere un nuovo stregone malvagio che ci vuole infilare il suo lungo bastone magico e fare magie nel... Vabbè, insomma, avete capito, no? Non si può dire altro, no? Perché, vabbè, sapete, no? Cioè, vogliamo evitare, no? Di essere bannati da YouTube. Però... però... Vabbè, si scherza, ovviamente. Però, ora, sto scavando la terra. Voi direte, beh, Dunis, è una cosa molto interessante da fare, no? Nei video di Minecraft. Come scavare anche gli alberi. Pure la terra è molto interessante, sia da vedere che da guardare. Tu sì che sei uno youtuber che intrattiene tanto. E io vi dico grazie mille. Mamma mia, siete molto simpatici. Allora, sì. Però prima di tutto mi devo fare una crafting table, perché adesso mi devo fare anche un piccone in legno, che però non si fa così. È Dunis. Però io la cobblestone ce l'ho già. Ma io pensavo di fare un unico livello. Adesso vi spiego cosa intendo per unico livello, perché ovviamente voi starete là che pensate: ma cosa intende questo Duni spazzo? Però sapete cosa? Mi faccio anche un'ascia. Secondo me l'ascia, cioè va bene l'ascia, no? Ok, così, eh? Così almeno inizio a scavare gli alberini, gli alberucci. E poi facciamo così. Allora, praticamente, però no. Però no, così, ecco, così. Molto bene, ora va meglio. Lo so, sto scavando. Mannaggia, mannaggia, avete visto? Oh, porca miseria, dobbiamo stare attenti, eh. Sì, ho avuto un alberello. Porca miseria, ho avuto un alberello. E c'ho tutta la voce scema, eh? Siete contenti? Allora, io no, perché ovviamente non... Perché c'è la mia voce tutta scema ora in questo momento, porca miseria. Che fastidio che mi dà la mia voce scema. Però, tranquilli, che adesso... riusciremo a raggiungere le altre isole, si spera. Poi non so io, cioè, nel senso, per esempio qua non abbiamo avuto nemmeno una cassa. Questo è un problema. In effetti, come caspita facciamo a raggiungere le altre isole? Bella domanda. Qua però io sto usando delle tecniche che ho imparato con i vecchi youtuber che facevano queste cose, no? Non li nomino perché poi dopo, vabbè, però io guardavo anch'io quando ero giovane youtuber più, no, più, cioè più, diciamo, dai tempi, no, di quando era iniziato più o meno tutta la cosa di YouTube, perché io sono nuovo qua su YouTube, mentre loro ci sono da anni ed anni ed anni. E non sto parlando di una persona in speciale, che voi sapete già da TikTok. Che vabbè, anche quella la seguo da anni ed anni, però non mi sembra che abbia mai fatto qualcosa di questo tipo, tipo una mappa, no? Con tutte le cose che voi sapete da TikTok. Per chi non lo sapesse, vado sul mio TikTok. Si chiama Dunis, ovviamente, è il mio TikTok, cioè nel senso ovviamente, no? Ok, io metto all'interno tutte queste cose qua perché non voglio assolutamente perderle. Io l'ho detto, non voglio perderle. Perché se le perdo poi dopo finisce tutto. Cioè nel senso finisce la mappa, quindi... Perché se no non posso raggiungere gli altri lati, no? Dobbiamo stare attenti a questo inizio perché è veramente molto pericoloso. Però c'è questa pioggia che mi sta dando fastidio. Speriamo che passi subito. Ci siamo. Dice qua. E che cosa c'è qua? No. No. Non ci posso credere. Tunisiani, porca miseria. Non so se avete capito. Cioè qua siamo a livelli veramente... Cioè, vi rendete conto? Oh mio Dio, ma non so se avete capito, ma qua c'è il cobblestone generator. Praticamente qua stai 3 ore e riesci a prendere la pietra, però stando 3 ore ovviamente, no? Molto bello, grazie mille per questa aggiunta molto bella. Allora, io starò qua altre ore e ci vediamo dopo. Ok, è passato anche la pioggia, c'è il sole, molto bene. Allora,
Ho preso nuova cobblestone che sarà molto molto utile. Poi voi non mi vedete. Io sono andato intanto, no? Non so, in Giacomiglia, che è un nuovo paese. Non so se l'avete sentito, Giacomiglia. Scherzo. No, facciamo meglio fare così perché c'era un 666 che era molto inquietante. Vabbè, comunque, praticamente. Cos'è che c'è là? C'è l'isola del Nether. Guarda caso, no? E poi là c'è l'isola del nulla, perché non so che cosa sia quell'isola. Però vabbè, adesso andremo in quell'isola là. Io voglio sapere cosa c'è in quell'isola là. Andiamo. Oh, porca miseria, ma sentite qua che rumore che ci sono. Questi rumori qua non mi piacciono affatto. Devo andare a prendere no nuova pietra. Perché praticamente quello che posso fare ora è tipo scavare da sopra e far bruciare tutti quei mostri schifosi. Buh, ai mostri schifosi. Facciamo così. Vabbè, c'era di nuovo un 666 molto inquietante, ma chi se ne frega? Allora, adesso andremo da sopra a distruggere quegli schifosi. Guardateli qua. Buh. Fanno schifo, cioè. Ma poi stanno facendo un rumore che, porca miseria, mi stanno spaccando i timpani, le orecchie e non so cos'altro, veramente, cioè. No, io un'idea ce l'ho, che stanno rompendo davvero le scatole, eh. Oltre che le orecchie. Vabbè, comunque adesso. Mamma mia! Sentite i rumori del legno. Che bello. Però scusate, non sta bruciando niente. Allora, per favore. Ma sentite qua. Sono riuscito ad aprire tutto quanto, ma. Oh mio Dio. Ma che state. Siete pazzi? Ma cioè sono proprio pazzi. Ma scusate, ma io. Cioè, a volte sparisco dall'inquadratura, non mi vedo più. Vabbè, però. Adesso guardate che riusciamo, cioè, nel senso. Guardate come riusciamo. Adesso guarda. Non mi credete. Se non mi credete. Adesso esplode tutto. Volete vedere? Ok, no. Allora. È un po' pericoloso, devo dire, questa cosa che sto facendo. Perché se esplodono i creepers qua, è finita. È finita proprio. Però. Io qua posso. No, sei pazzo. Sei pazzo proprio. Porca miseria, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Allora. Cosa? Ma perché? Ah, abbiamo trovato la lana rossa. Wow. Però scusatemi, ma. Non mi convince. Ah, ma qua ci sono gli scheletri. Ok, sapete cosa? Questa sarà la farm di scheletri. La farm di scheletri è molto utile per avere cibo. Perché fa la bone meal. Non so se lo sapevate. E praticamente la bone meal serve per. Ah, ma anche questo è fatto di ossa. Quindi praticamente è. Anche questi fanno bone meal. Comunque adesso vediamo, Comunque ritorniamo indietro. Abbiamo trovato la lana rossa. Quindi in teoria abbiamo già un pezzo di lana. Stiamo attenti a non perderli perché questi non so se sono automatici come nella scorsa mappa che si chiamava SkyCTM. Questa qua non so come si chiama. Ah, dice acqua. Beh, bell'indizio. Grazie mille, sei. Adesso mi metto a distruggere anch'io questa mappa molto simpatica. Porca miseria, che simpatici che sono, vero? Tunisiani. Mi dice acqua. Grazie, un aiuto. Proprio. Che merita proprio il mio ascolto, Veramente, non ho mai. Ma io cioè, ma chi può pensare? Chi solamente può pensare all'acqua? Io proprio non ci avevo mai pensato. Cioè, non so nemmeno cosa sia l'acqua. Veramente, boh. Ok, vabbè, comunque. Tunisiani, per questo video io direi che come primo video penso che possa essere tutto anche perché ho già esplorato ben due isole, eh? Se continuiamo invece le finiamo tutte, quindi non vorrei. Là ci sono, c'è il carbone, vedete? Porca miseria. E là c'è il diamante. No, vabbè, scusate, ma cioè, là c'è un sacco di diamante. Cioè, vedete quanto ce n'è? Anche là oro, un sacco di oro. Volevo dire, faccio il calcolo a mente, ma poi mi sono ricordato che ho tre in matema. Volevo dire. Quindi, grazie per aver guardato questo video. È l'unica materia in cui vado male, cosa volete? Cioè, faccio schifo in matematica, proprio non riesco, non mi viene, non mi viene. Cioè, bisogna ammettere quando ci sono delle debolezze, bisogna ammetterle perché veramente, cioè, io faccio schifo in matematica, però. Poi in tutte le altre materie vado molto bene. Quindi, grazie per aver guardato questo video, tunisiani. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete no matematica perché fa schifo.
Scherzo, voi studiatela, mi raccomando, è molto importante. E quindi vabbè, qua chiudiamo il video prima che degeneri completamente. E quindi, tunisiani, ci vediamo al prossimo video. Ciao!